per fare i numeri davvero. O sei il numero uno o sei uno zero. Se sei un babbo e vuoi fare il capo, non sei il numero uno, sei uno sfigato. Te lo scrivo su Twitter, uno sfigato. Te lo scrivo su Facebook, sei uno sfigato. Tu ti fai le foto tutto figo impomatato e io ci scrivo sotto, sei uno sfigato. Sei uno sfigato, ma cosa vuoi? Mi sei un gilet di pelle, fatti là, fatti là, su. Se no ti sporco lo stivale, eh. Sei uno sfigato, ma chi sarai mai? Mi sei un gilet di pelle, fatti là, fatti là, che ti sporco. Nella puntata migliore di sempre di 1-2X, nonché l'ultima, ufficialmente l'ultima. Che cazzo, Piero? Vabbè, che cazzo. Ci vedremo, no, settembre, dai. Certo che vado in ferie. A un lungo. A un lungo. Buon viaggio. A un lungo. A un lungo. Io invece vado in ferie, sai dove? In via Curia. Però. Però, no? È un bel posto. A un lungo. Sole, si abbronza. Tanto roba. Io a un lungo in via Andrea da... Faenza 64. Vale. Vabbè, comunque. Questo salutiamo, se dico Piggio, ciao Piggio. Ciao Piggio. Grande, un lungo. Grazie per la foto con la mosca. Salve. Intanto abbiamo qui il presentatore, Michel Cavina. Un bacio a tutti a casa e soprattutto il mio amico che è testa di palla, Luca Ravani. Ciao, sono Luca, ho 22 anni, mi presento un tempo da... sono sempre io. Di qua all'esterno? Guendalini e Fernando. Però, prendiamo subito dalla prima partita che sai che devo andare via. Sì. Forcoli, Atletico Castenato. Perché io tipo le bolognesi. Comunque non ci sono statistiche perché sono play out. Andy, vabbè, non importa. Stare. Allora è finita 1-1 in casa del Castenaso. Quindi per la cosa della classifica, no, per la cosa della classifica Castenaso deve vincere per forza. Sì, e se lo farà? Secondo me no, è un altro X e Forcoli ci salva. Due del Castenaso. Salva il Forcoli con un bel X. Qui c'è un gran match. Qui c'è un gran match, il secondo match in schedina è veramente un gran match tra Giulianova e Imolese. Sì. Pareggi nazionali, come sottolinea il nostro amico Mariotti, sì. Nazionali di eccellenza. Di eccellenza. Giulianova che è arrivato secondo nel suo girone con 67 punti, 11 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, 52 gol fatti e 29 subiti. Esatto. Invece Limonese secondo nel suo girone con 63 punti, però ha giocato 2 partite in meno in campionato, ovvero 32 partite invece che 34, ha fatto 4 punti in meno, pensa di sì. 7 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte fuori casa, 63 reti fatte, 38 subiti. Non si sono mai sfidati. Vabbè, ma anche per il Giulianova quando poteva giocare. E comunque vincerà Giulianova. Sì. Grande Giulianova. Uno del Giulianova molto comodo proprio. Cioè, ti anticipo già che sarà un 3-0. Sì, anche Terza partita in schedina, Anzolavino Concordia. Questo qui è un play out di promozione girone. Sì. Secondo te, io dico che in virtù anche dello 0-0 dell'andata, quindi Concordia dovrebbe vincere per forza da Anzola, ma non lo farà. E neanche su me non lo farà, anche se ti dirò che l'Anzolavino mi ha fatto perdere un sacco di schedine quest'anno. Se l'ha già spacciato e mi poteva vincere, secondo me si salva, ingiustamente. Però si salva con un altro X. No, con una bella vittoria in casa davanti ai suoi tifosi. Io sono uno dell'Anzola. Sì, però. 6.000 persone tifosi al Solavino. Anche le prevede. Tutto esaurito. Tutto esaurito. Vabbè. Ha fatto fare il flyer da Gaeta. Che grande. Quarta partita in schedina, un altro playout, sempre formazione Girone B. Qui c'è il vero dramma. Sì. Sì. Perché la Pieve non ha la Valsa Gold, il Valsa ha perso 1-0 andata in casa. Quindi vincere con 2 gol di scarto a Nonantola. Ti dico, secondo me il Valsa li sentiva perché alcuni giocatori hanno fatto il treno a Monteveglio con le vecchie glorie del Bologna. Io era presente, diciamo anche noi, c'era Steve che presentava la serata. Steve con Bruno Nuovo, ti dico che stavolta saranno più freschi eccetera, ribalteranno con 1-3. No. 1-3 del Valsa. Il Valsa vince ma non basta, vince tipo 2-1. No, no. Sì, sì. Così su quelle beffe. 2-1 passa. 2-1 passa, hai ragione. Quindi se no, 2-1 non passa perché se arrivano gli stessi gol contro la posizione classifica. La Pieve era avvantaggiata. Vabbè, io guardo le norme UEFA per questa sicurezza. No, comunque il Valsa deve vincere per forza con 2 gol di scarpa, anche se vince tipo 3-2 e finiscono 3-3 proprio contro la posizione classifica. Quindi secondo te tu dici 2 con passaggio del 2 con passaggio del 2. Io dico 2 senza passaggio del 2. Vale doppio il 2 con passaggio del 2. Sì. Ti diamo punti più nel caso. Ma andiamo al primo sta pubblicità, oggi perché dopo c'è una bella partita. È una partita un po' più breve oggi di 2X, e anche perché le ultime, gli addini non mi sono mai piaciuti.
Dopo la pubblicità, tornate con noi. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más. Nel cuore di Bologna, all'interno dello storico mercato di Via Albani, al box 1314 trovate Si va, si va, di Roberta Bonfiglioli e Daniele Passarelli. Abbigliamento bambino 0-12 anni, abbigliamento ragazzo e ragazza e intimo. Calzature uomo, donna, bambino, tennis uomo, bambino, stock Naturino, Primigi Geox, ciabatte De Fonseca in blu, da mare e da piscina. Si va, si va, lo trovate in via Francesco Albani, al box 1314, telefono 051 35 98 78. C'è ancora Ravani che saluta, è una mezz'oretta che qua mi sta che va avanti con la mano. Perché ne ho tanti da salutare. I 157.000 contatti, facciamo. Sì, c'ho 7 fan club di Italia. Quello più sviluppato che torniamo a essere a Enna. Sì, è la seconda castellezza. Quinta parte in schedina è Ronta, Ostia Grande, i famosi spareggi tra le seconde della, sì, di prima categoria. Sì. La Ronta che è arrivata, o il Ronta? Il Ronta. La Ronda mi sta dicendo. La Ronda. Imbarazzante, la, sì, Ronda. Sì. E il Ronta è arrivato secondo. Per forza, se non faceva gli spareggi. Con 68 punti. Ha fatto 12 vittorie, 0 X e 3 sconfitte. 66 gol fatti e 30 subiti. Ah, però lo Stile Grande è secondo nel suo girone. Giura? All'ultima giornata, con 64 punti, 8 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte fuori casa, 59 reti fatte e 27, quindi meno rispetto a Ronta, subite. È un 1. Sì. Ronta, questo Ronta, sì. Ma sai, ho visto un paio 12 vittorie in casa. Ho visto un paio di video, sì, del Ronta. Questi sono atomici. Atomici. Anche se non vinceranno loro in giro. No, è perché sapevo già chi lo dice. Comunque. Uno del Ronta. E ciao per Stile Grande. Sì, Stile Grande che arriverà quarta nel suo giro 5. Peccato. Scommettiamo? Sì. Sei d'accordo con me che arriverà quarta nel suo giro 5? Sì. Sei d'accordo? Sì, ci sta. Anche se preda. E allora parliamo subito. Prossima partita. Sesta partita in schedina c'è, cioè, Predappio contro Buona. Santa Maria di Fiume. Ah, no, Comacchio? No, Santa Maria di Fiume. I Comacchiani sono ancora là che mangiano. I Comacchiani stanno facendo delle anguille, sì, in spiaggia. È un bel po' da fare. Sì, un bel po'. Però, visto che sul cazzo, parli del Predappio. Oh, il Predappio, politicamente parlo. Vabbè, non... Predappio secondo nel suo girone. Per essere secondo. Perfetto, vedo se sei attento. 9 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte fuori casa. In casa, scusa, okay, sono abituato. 56 reti fatte, 22 sono su 22, pochissimo. Invece il Santa Maria di Fiume che è arrivato, indovina un po', secondo. Con 60 punti, e quella che ha fatto meno punti delle 4. Sì, e li ha tenuti per quando contavo. In che giro? Me li ha tenuti quando contavo. Perfetto. 8 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte fuori casa. 52 gol fatti e 31 subiti. A Perol. Questo qui secondo me è un X. No. È un 2. Io ti dico che si sbanca. Dai fiducia. Si sbanca per Predappio. Allora da due anch'io. Si sbanca per Predappio del 2 del codifiume. O anche perché 6 1 a Predappio sono... Io ho più 8. Io sapevo di 6. Però tu che stai giungendo... Tu che sei interno con... Sono previsti tipo un 800-900 persone da, esatto, codifiume. Anche perché non dice niente. Poi incidere, chi viene a trasmissione a football? Solitamente dopo perde, no, però sì, bolla in generale sul partito di qui hanno bollato tutti, non per forza, bel look è venuto succato, quindi a seconda della situazione. Vabbè, settima partita in schedina è Calcara Samoggia Castellese, layout della prima categoria cinese. Sì, mi ricordo meno un giocatore della Castellese finita nella nostra, no, nella nostra top 11, sì, 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 tipo un, yeah, un Tandurella, era perché era l'Accet che è in terza categoria. Ma non lo so. Bisogna, non bisogna lo so, che correggiamo, correggiamo. Correggiare? Correggiare. Parla con Dario Castellettese. Ricorda tanto per tutti che l'ha andata. Esatto, è ancora andata, è arrivato 12 in classifica, quindi la migliore, se mi non sbaglio, sì, delle ultime. E 12esimo con 33 punti, 3 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte fuori casa, 50 reti fatte, 54 subite. E l'ultima partita in campionato, forse. Sì, sì, sì. Finì 2-2.
Calcare che invece è arrivato quindicesimo con 28 punti, 3 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte nel loro fortino, 29 gol fatti, 54 subiti. Ti dirò che la Castellettese sbanca Calcare. No, sì, sì, sì. No, è un X. No, è un X detto, Castellettese giochicchia, si accorgono. La Castellettese ammazza subito la partita, va a vincere Calcare. Nonno Ballotta non ci sta. Nonno Ballotta imbarazzante. Ci ho parlato a Montevideo. Castellettese si salva a Calcare. Ottava partita in schedina, non mi piace, però diciamo. Sempre prima che arrivi la giornata di playout, sempre andata. La teglia bassa. No, è sempre Castellettese. Ah, no, anche perché se no gioco lungo. Roteglia basca. Roteglia, come sapete, che abbiamo tutti, è arrivato 14esimo sì, con 28 punti. Però. No, c'è qualcosa che non funziona. Due vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte. Sì. Allora, 24 gol fatti e 37 subiti, sì, in campionato il 3-3-3, no, il 3-3-13, e Roteglia Basca 0-0. Questo Basca c'è 15esimo in classifica con 33 punti, 2 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte, la Gili c'è scappata intanto, 29 gol fatti, 37 subiti. No, perché il Basca era il 13esimo in classifica. Ah, per... sì. Ah, ok, sì, il Basca è il 13esimo, perfetto, ci può stare. Quindi vabbè. Perché se dicevamo prima che il Car è arrivato 15esimo, la Castellettese è arrivato 12esimo, la Teglia è arrivato 14esimo, ci va a sbagliare l'ultima puntata. Sì. Ci avevamo detto in gando, ma non ci cascava male. Il Basca sbanca a Roteglia. Te lo dico così proprio. Sì, che cazzo dice? Sì. Perché io non lo faccio. No. Vittoria della Roteglia è proprio molto comoda. No. Due del Rolli. È il due del Basca. Uno del Roteglia. Roteglia. È il momento del famosissimo, ormai no, attesissimo. Ti prego, no. È quasi più atteso dell'Angelo e del Papa. La pubblicità. No, il wiki hop no, di Marco Mariotti. L'ultima volta. Anche l'ultima volta. E dirò che ha delle novità importanti. Sì, sì. Ha delle novità importantissime. Belle. Salve. Chi sarà il giocatore della settimana? Il giocatore della settimana sarà Cavallaro dell'Anzolabino, che segnerà, secondo il mio punto di vista, il gol decisivo contro Concordia e l'Anzolabino si salverà e manderà giù il Concordia in prima categoria. Mentre la squadra della settimana? La squadra della settimana invece secondo me sarà la Pianorese, che vincerà sul campo del Tozzone nel posticipo serale e diciamo che metterà un piede e mezzo per la salvezza. Tutto lì. Contro Cardi Maroni e Claudio Naldi. Beh, le cazzate le dicono poi sempre, sì, i soliti. Sì, certo. Come se fanno gol i soliti, le cazzate le dicono. Ora c'è una squadra che si chiama perché c'è il marcio nel campionato. Guarda, il tifo contro, sì, il pudoratamente, sì, proprio. Sì, sì. Tozzone Pedagna che ha fatto un girone di ritorno spaventoso, facendo un punto. Sai come arriva il playout? Li ha tenuti tutti. Versus di ritorno che a me non riesco. Pianorese di Taro Lucevini. La Pianorese è fatto da Taro Lucevini, esatto, e presentato da Luca Rovani. Esatto, a finti che gli ha detto che si presenta con quello. Vabbè. È l'andata di questo play-out di prima categoria Gironè, la Pianorese giocava fuori casa, è arrivata 12esima, cioè è riuscita a salvare sul primo posto, l'ultimo per andare ai play-off, per essere salvo diretto, 12esima con 28 punti, una vittoria, 4 pareggi, 10 sconfitte fuori casa, 31 reti fatte, 61 subite, c'erano delle bombe davanti, c'erano delle bombe davanti. Tozzona che invece è arrivato 15esimo con 26 punti, ha chiuso il giorno d'andata o a 23 o a 24 o 25, una cosa del genere. Il giro di ritorno a 22 punti, giro d'andata. Il giro di ritorno è stato spettacolo, 4 punti. Ci sta. 4 vittorie, 4 pari, 7 sconfitte in casa. Sono diventati ricchi con queste, sì, sconfitte. 33 gol fatti e 58 subiti. In campionato il Tozzona vinse 2-1 con la Pianorese. Cosa che avverrà anche stavolta. 3-0. Per il Tozzona. E anche il ritorno, te lo dico già adesso. 3-0-0-3. 3-0-3. Quindi un bel 6-0, cambio, sì, cambio campo. Va bene, vittoria 1 del Tozzona, siamo d'accordo. Perfetto. Decima partita in schedina è Cagliari o Cagliari o Cagliari. 65 futa o futa 65. Futa 65. Strada, strada, futa 65. Ti piace di più? Parti tu, parti. Fatto io dal Cagliari, che costruiamo un playout di prima categoria, girone andata. Sì. È arrivato 14esimo con 27 punti, una vittoria in casa, 6 pari, 8 sconfitte, 35 gol fatti e 47 subiti. Però in campionato il Futa vinse a Cagliari 0-2. Ah, però 65 Futa, o Futa 65 come piace a me, 13esimo arrivato in classifica, 27 punti, 4 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte fuori casa,
32 di fatte, 44 subite. Finisce in X. Sì. Sei d'accordo? Sì, perché è bruttissimo. Con 0-0. Sì, con 0 spettatori. Bruttissimo. Però. Anche perché ancora il Cagliari non sa dove gioca. No. Ah, no? Allora, c'hai Bambo squalificato, quindi un attimo. Sì. Ora non risolve il costo. Sì. Marco Sau è già in vacanza, sì. È un casino. Undicesima partita. C'hanno le lame. Ma chi è? Ma chi sono questi? Lamo. Ex Galeotti. Questi ci sono. Aspetta che c'è un Sau nazionale. Ah, Sau nazionale. Sì, contro San Marino. Ma che contro San Marino? Ma... Allora, Lama 80, Carioca. Davvero. Comunque la Carioca Sau del San Marino. La signora del San Marino. Okay. Carioca, che c'è anche un po' il ritmo di Samba e non le vende, secondo con 54 punti, 8 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta fuori casa in campionato, 57 reti fatte e solo 38 subite. Sai che Carioca per arrivare a questo match sì. Ha eliminato il Persiceto ai rigori. Quindi è tanta roba. Quindi è tanta. Il Lama 80, che sembra un po' quel Serena 80 che ha preso 100 gol. Esatto. Più o meno. In categoria. E è arrivato secondo, penso un po' te, con 57 punti, 8 vittorie, 5 pareggi, una sola sconfitta, 65 gol fatti e 34 subiti. Secondo me si spegne la favola del Carioca. Invece io credo nella favola del Carioca. Io ti dico che è un 1. Io credo nella favola del Carioca e 2 del Carioca. Tieni conto, sparare. 12 di partita, qui c'è una bella partita. Sì. È un bello spareggio tra seconde. Esatto. Considerando che l'anno 80 Carioca è un girone innanzitutto, perché cazzo devi dire che il Carioca esce, se è un girone. No, perché il Carioca vince, quindi... Allora, dodicesima partita è uno spareggio tra seconda e terza categoria, partendo dal presupposto che è un girone a tre, sì. E che la prima partita è stata giocata, ed era Vado, Anta al Pallavicini, 1-0 Vado, con un rigore di Bona. Però, infatti è finito in topo lungo. Sì, ma per quello l'aveva fatto domenica. Non per quello che aveva fatto mercoledì. Non ti preoccupare. O mercoledì. È finito per tutti. Vabbè. Pallavicini che è arrivato secondo con 43 punti, col botto finale, sì. Perché ha vinto lo scontraccio diretto con il... In merito ha vinto. 8 vittorie, 0 pari e 3 sconfitte. Sì. 44 gol fatti e 26 subiti. L'ultima volta che si sono sfidati, tra Pallavicini e Saragozza, 0-3. Ti dico questa, cioè questa è al ritmo da prima in classifica, è arrivato secondo in campionato, 60 punti la seconda, 9 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta fuori casa, 73 gol fatti e solo 24 subiti. Infatti vincerà comodo. 0-3 a star stretto, cioè secondo me ci sarà una goleada. Vince la... Saragozza comodo sì. Sulla palla di sì, sì. E poi dopo ci sarà Saragozza Vado che si giocano tutti, tipo una finalissima. Sì, però il trofeo team. Non c'è l'Inter, Milan di Juventus. Sarà il shootout. Io non ho mai capito perché a Bari lo fanno. C'è qualche malinpo. Ma da Rese, sì. Oh, tredicesimo. Tredicesimo, partita di schedina, l'ho vista, è andosissima. Cioè, Siepilunga, Corticella, sì. Finale del torneo Parmigiani e Oros Provinciali. Non è vero, perché c'è Corticella che infatti, è finale, il Oros. Torneo Parmigiani, il Oros. Perfetto. Parti tu, cosa ti vuoi fare? Io faccio il Siepilunga, vabbè, perché è Siepilunga. Solo per... Vabbè, ascolta, quella è così, comunque così caldo. È arrivato primo in classifica con 75 punti, secondo me in un provinciale. Nel giro di provinciale, sì. Ok, quindi... Giro di provinciale. 20 vittorie, 5 pareggi, una sconfitta, 74 reti fatte, 15 subite. I numeri parlano. Allora. Corticella sì. Che è arrivato secondo con 61 punti nel girone di regionale, però cosa ha fatto dopo? Ha passato il girone delle finali regionali eliminando tra l'altro il Romagna Centro, un a caso, e poi in semifinale ha succato nettamente contro sì. Il Misano che però dopo ha vinto la finale, ha vinto la prima cosa dei nazionali contro Vittorio Veneto. Via Vittorio Venzi, sì, 18 vittorie in campionato, 7 pari e una sola sconfitta nel derby col Progresso. Sì, ci sta. I derby. 70 gol fatti e 30 subiti. Ti dico che è un 2 facile però. 2 di quello che c'è. Che si gioca a Biavati in casa. Questi sono maghini. C'è un bacio maghino della presidente. Ha fatto un manino allucinante e casa solo lo giocano al Biavati. Sì. Anche comunque giochi alla fine del Parmigiani, quindi secondo me. Vabbè. Il Corticella comunque vincerà la Coppa Agile. Io ti dico Agile. Agile. Passerà e l'alzerà al cielo. Sì.
E passerei se me la uno dove sì, dov'è il mister? Facciamo, siamo in chiusura di questa ultima puntata di On 2X. Sì. Facciamo un epilogo molto, molto, leggi da lì, però. Molto veloce. Sì. Forcoli Atletico Castenaso X2. Giulianova Imolese 1. Ma se avete visto la pena di Snyam intanto? La vedete? Salamino Concordia X con handicap 1, te la so. L'handicap ce l'ha. Concordia, okay. Aspettino di guida. Okay. Nonantola Valsa 2. 2. Però tu due con passaggio del turno. Sì, due con passaggio del turno. Io due con eliminazione. Qual è dopo? Dopo sì. Ronta Ossia Grande 1. Predappio Santa Maria di Fiume 2. 2 aggressivo. Dai, è aggressivo. Facciamo un vlog. Piacere. Dai. Dai maestro, dai. Calcara Castellettese X 2. Rotella Basca 2 del Basca. 2 del Basca. Basket? Basket. Tozzola Pedagna Pianarese 1. 1. 1 a Cagliari Futa X senza spettatori, sì. L'anno 80 Brasile Carioca 1. Si vuole questo Pallavicino Pallavicini Saragozza 2. 2. E infine Siepilunga squadra in casa no Dorco. Pallavicini. Sì. Siepilunga Conticella 2. Squadra in casa tanti gol, squadra fuori. Squadra, squadra in casa sarebbe il Conticella. No. Sulla carta si prolunga, sì. Quindi scuola in casa 0-2. Vediamo se devo il risultato esatto di si prolunga con la ticella. Io dico 1-3. Ma io ti dico un 0-2. 0-2, ci può stare. È un punto in più scherina. Sì, okay. Se esatto, sì. Okay. Va bene, si è conclusa l'ultima fantastica puntata della trasmissione più bella, più seguita, più appassionante, intrigante, ricca, cool, passion, eccetera, eccetera. Esatto. Sai? Di Mondo X, noi ci vedremo con la prossima stagione, già con la prima di campionato saremo presenti con la schedina, sì. Con saremo, nuovi premi, saremo le vostre icone per il fantacalcio, sì, lui sarà bronzato perché ha fatto la strada al mare, è in girone Coppa Italia, ma chi no, frega? Coppa Italia ha detto, Coppa Italia. Io sarò bronzato sul Polo Pop perché dopo, adesso andiamo l'Ulu dopo al Polo Nord, quindi no. Bello tutto. Lasciateci un messaggio? Schedina con la Coppa Italia. Ma regia un po'. Fai conto, già dal 15 agosto in Coppa Italia c'è già tipo Bologna appunto. Questo adesso veniamo. La regia prende questi poteri. Sì. Ci vedremo a settembre, tutti carichi, pronti, motivati, incentivati, salutati, esatto. Bronzati, stanchi, ricchi, eccetera, eccetera. Voi mettere le cittadine? No, no, saluto i miei 7 fan club d'Italia. Io saluto le mie 7 donne e Giuseppe Polisiano musulmano. Sono musulmano. Beh, sono abbastanza bellissimo. Ma scusate, uno è musulmano, l'altro è musulpiede. Salve a tutti, ci vediamo la settimana prossima. No, fino a settembre. Per fare i numeri davvero. O sei il numero uno o sei uno zero. Se sei un babbo e vuoi fare il capo, non sei il numero uno, sei uno sfigato. Te lo scrivo su Twitter, sei uno sfigato. Te lo scrivo su Facebook, sei uno sfigato. Tu ti fai le foto, tutto figo impomatato, e io ci scrivo sotto, sei uno sfigato. Sei uno sfigato, ma cosa?